Il premio Storie di Donne, giunto alla decima edizione, si è svolto alla CONID, ha visto premiate quelle donne che si sono distinte nel mondo professionale, che con abilità ed dedizione hanno saputo portare un contributo rilevante alla società contemporanea. Io sono il capitano di una squadra creata in occasione della Race for the Cure, la più grande manifestazione in Italia che raccoglie fondi da destinare alla lotta contro i tumori del seno. E mi impegno in questa campagna da oltre 3 anni e quest'anno siamo riusciti a radunare più di 3.000 persone. E in questi ultimi 3 anni abbiamo destinato oltre 100.000 euro alla lotta contro i tumori del seno. Siamo un'ambasciata molto femminile, posso dire, puoi vedere le mie colleghe. E credo che abbiamo una squadra entusiasta per promuovere le relazioni tra la Grecia e l'Italia. Sì, ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia di cinema con mio nonno che è stato un grande regista, veniva insomma, da una gavetta molto lunga che ha fatto veramente la storia del cinema, quindi io da quando sono piccola effettivamente ho respirato quest'aria e poi anche mio papà è uno sceneggiatore e quindi è stato diciamo un percorso quasi naturale, nel senso che io in realtà poi all'università ho studiato lettere e filosofia, quindi mi sono specializzata in altro, sono laureata in filologia, però poi ho iniziato a quel punto gli studi di cinematografia, venendo anche un po' dalla fotografia che poi ho approfondito appunto. L'evento è stato organizzato dall'associazione culturale L'Occhio dell'Arte della giornalista Lisa Bernardini con la collaborazione del Comitato Nazionale Italiano Fair Play e l'Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero. Tra le premiate, assenti per motivi professionali, la giornalista di Rai 2 Laura Berti e l'atleta paralimpica Annalisa Minetti. Una per tutte è l'ambasciatrice di Grecia che oggi riceverà il premio Eccellenze per Storie di Donne e però abbiamo anche altri personaggi che sono nel mondo della ricerca, nel mondo dell'imprenditoria, nel mondo dello sport e quindi diciamo, noi abbiamo fatto una scelta eterogenea in modo che si possa capire quanto sia apprezzabile l'impegno nella società civile, purché ci sia questo principio shakespeariano sempre presente, vale a dire rispetto delle regole, gioco corretto, ovvero sia la lealtà dei comportamenti.